Ed ecco a voi un esempio di come montare un frame di pipe and drape di circa 3 metri per 3 metri. Posizionate le basi dove è necessario, alzate la base stessa e avvitate il pin in uno dei tre fori che ci sono presenti a secondo di dove vi può interessare. Ad esempio nella posizione d'angolo si usa questo. Posizionate il resto del materiale, ovvero i montanti e le traverse in zona. Infilate il montante di alluminio nel pin. È semplice da alzare, basta semplicemente sollevare il tubo interno. Per abbassarlo dovete alzare i due blocchi di sicurezza posizionati nella parte nera. Legate o infilate l'asola della tenda nella traversa regolabile. A questo punto agganciate la traversa tramite i due uncini nelle fessure del montante. Alzate fino all'altezza desiderata. Come vedete è semplice, efficace e molto veloce. Come vedete in questo esempio, il sistema pipe and drape può essere montato anche da soli. Le stoffe fornite sono tutte ignifughe e di diversi colori: bianco, nero, bordeaux, blu. Possono essere adattate a diverse tipologie, tra fondali, rivestimenti di camerini e quant'altro. Per informazioni trovate tutto sul sito www.pipeanddrapeitalia.com.